Ecco, insieme ancora una volta in questa tre giorni, insieme al sindaco della città di Reggio Calabria e della città metropolitana di Reggio Calabria. Una tre giorni di sintesi intensa che ha coinvolto tantissime persone. Insomma, quel contatto umano c'è stato, i temi ci sono, sicuramente andranno sviluppati con dei programmi che poi dovranno incidere sul territorio, e questo è quello che la gente si aspetta. Il commento dei tanti cittadini che hanno partecipato è stato esattamente questo: non può finire qui. E quindi da questo noi dobbiamo trarre le conclusioni più importanti. Intanto il primo ringraziamento, solitamente i ringraziamenti si fanno alla fine, io li voglio fare all'inizio dell'intervento, e il ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, ai talk, ai dibattiti, agli incontri, a tutti coloro che hanno animato il villaggio, non solo chi è intervenuto nei dibattiti, chi li ha moderati, insomma chi ha partecipato anche soltanto per ascoltare quello che è venuto fuori, ma soprattutto il ringraziamento va ai volontari, ai ragazzi di Reset e Svolta che hanno fatto tutto questo per puro spirito di partecipazione, per passione politica e per cittadinanza attiva, con quelli che sono i metodi classici, storici, tradizionali che si utilizzavano quando si organizzavano feste di piazza, incontri e dibattiti a tu per tu nei quartieri, nelle varie feste che i partiti politici organizzavano qualche tempo fa. E quindi è stata un'iniziativa che si è autofinanziata, che si è realizzata anche attraverso una sorta di autotassazione che chi ha voluto ha prodotto, una festa che si è realizzata col classico metodo anche della vendita dei biglietti per l'estrazione finale. Io credo che questo sia un valore aggiunto, io credo che questo sia qualcosa di bello, se vogliamo anche di romantico da un punto di vista politico, che racconta una parte, la parte bella della politica e della partecipazione, ma che racconta soprattutto ancora una volta, qualora ce ne fosse di bisogno, che noi non abbiamo sponsor di eccezione. Chiusa questa parentesi, non può finire qui significa che Reset e Svolta devono assumersi la responsabilità, insieme naturalmente a tutti coloro che partecipano da quasi 4 anni a questo percorso che l'amministrazione sta portando avanti, a fare sì che sintesi non sia uno slogan, non sia soltanto una tre giorni, ma diventi una strada da percorrere, dare continuità, diventi un metodo. Quindi io immagino una sintesi itinerante, immagino di organizzare incontri, dibattiti e confronti nei vari quartieri, nelle varie circoscrizioni, immagino Arghillà in sintesi, immagino Catone in sintesi, Gallico in sintesi, Pellaro, Bocale in sintesi, insomma tutto quello che può costituire e rappresentare uno zoom più approfondito rispetto al quadro generale programmatico che si è fatto in questi 3 giorni, ovviamente prendendo spunto da i contributi, i suggerimenti che sono emersi nel corso di questi dibattiti, che come dicevo non erano soltanto un racconto di quello che c'è stato in questi 4 anni, ma è soprattutto un racconto di quello che si dovrà fare nei prossimi. Allora se si dovessero immaginare gli atti, qualora fosse stato un convegno, o la scrittura di una sorta di carta di sintesi, noi dobbiamo partire proprio da questo, rendere concreti gli spunti che sono emersi e poi approfondirli nei vari quartieri della città. Ecco, tantissime volte si è fatto richiamo a suo padre, a Italo Falcomatà, non si poteva esimere quasi nessuno. A noi quello che ci è sembrato bello è quella persona che si è proposta come autista, che in effetti poi era l'autista di suo padre, che lo portava in giro la notte a vedere lo stato, proprio toccare con mano lo stato della città e poi segnare con la sua matita rossa e blu le cose che andavano fatte o comunque che andavano bene. Ecco, possiamo vedere anche Giuseppe Falcomatà in giro per la città, non solo di notte ma anche di giorno? No, in realtà mi corre l'obbligo di correggere. Correggiamo. È il dottore Malluzzo, Gigi Malluzzo, che è stato consigliere comunale per tanti anni in questa città, è stato
assessore comunale al tempo della primavera di Italo Falcomatà, quindi a distanza di 20 anni circa, insomma, il suo ricordo, il suo affetto, il suo afflato, il modo di sentire sulla propria pelle quella che è stata quell'esperienza, ce la dice lunga su quanto coinvolgimento, quanta passione politica, quanta convinzione e consapevolezza del ruolo ci fosse in quel periodo storico e con quanta dignità, con quanto sentimento si sia affrontata quella fase nella quale Gigi e anche gli altri, ricordo Totò Camera, Mimì Pellicanò, Stefano De Luca, ricordo Pino Falduto, Nino Mallamaci, insomma ricordo tutte persone che io vedevo in casa perché ero piccolo, ma che si sono assunti in un'altra fase molto difficile della città l'onere di guidarla, di risollevarla dalle secche in un percorso che naturalmente non si è esaurito in 8 mesi o in 4 anni, ma un percorso che si è purtroppo neanche completato, ma si è iniziato a essere visibile dopo 8-9 anni di sindacatura, quindi lo spunto lo prendo come buono, come metodo, che peraltro è quello che silenziosamente si fa, sembra che non si faccia, mi ricollego all'obiettivo di sintesi, perché ormai purtroppo se tu non pubblichi una foto di quello che stai facendo su un social network sembra che non lo stai facendo. In realtà noi come amministrazione abbiamo interpretato il nostro ruolo fin da subito, non chiusi nei palazzi, non chiusi nella torre d'avorio delle stanze dei bottoni, ma per strada. Naturalmente sarebbe anche in qualche modo infantile dare notizia di ogni sopralluogo, di ogni singolo incontro, di ogni singola passeggiata, di ogni singolo caffè con i cittadini nelle zone di quartiere, però questo si fa, si è sempre fatto da tempo, è un esempio che insomma seguo personalmente oltre che politicamente da sempre. Tornando a quelle che erano le tue parole, mio padre Italo Falcomatà diceva l'esempio è la fonte del pensiero successivo. Un'ultima cosa, Pino Falduto, che è un amico comune, ecco, lui è un imprenditore, spesso stuzzica, perché non viene coinvolto anche in questo percorso di sintesi, magari lì a Porto Bolaro, dove ha creato davvero con grandi sacrifici una realtà, perché non coinvolgerlo e fargli proprio un invito diretto? Ma sintesi ci insegna questo, lo vediamo, questo villaggio non ha barriere. Non ha barriere architettoniche, ovviamente. Però parliamo con Pino Falduto. Sì, non ha barriere politiche, è aperto alla partecipazione di chiunque voglia dare un contributo. Quindi la comunicazione, la pubblicità, l'invito a essere presenti e a condividere questa 3 giorni, insomma, è stato fatto, non c'è nessuna preclusione davvero nei confronti di nessuno. Io credo che questa città davvero abbia bisogno di superare polemiche, abbia bisogno di superare le proprie divisioni, abbia bisogno, al di là di quelli che sono gli steccati politico-partitici, di ritrovarsi intorno a un'idea di fare comunità. Questo è quello che ho sempre pensato, quindi non mi piace guardare alle polemiche, non mi piace guardare alle strumentalizzazioni, non mi piace guardare a quello che si scrive sui social network, mi piace guardare le persone in faccia, e in questi 3 giorni ne abbiamo viste, sentite, ascoltate tantissime. E vi dico soltanto che al termine del primo dibattito di ieri pomeriggio, che si è svolto sotto la pensilina, mi stavo dirigendo verso il secondo dibattito, che si è svolto invece nell'area degli stand, sono arrivato a dibattito concluso proprio perché in questo stretto percorso, sono poche decine di metri, ho incontrato tantissimi cittadini, ho incontrato tantissimi rappresentanti di associazioni che ovviamente espongono il loro pensiero, le loro critiche, i loro dubbi, le loro osservazioni, ma soprattutto hanno la necessità e la voglia di confrontarsi e dire la loro sulla città con il sindaco. E questa è l'essenza. Ecco la sintesi di Giuseppe Falcomatà. Grazie.